Grande attenzione per il workshop turistico dedicato alla domanda del mercato russo, svoltosi nella suggestiva location del castello medievale di Castellabate. La manifestazione rientra in un più ampio progetto volto alla destagionalizzazione del turismo nella provincia di Salerno. Nello specifico, la tappa di Castellabate si è dimostrata un momento importantissimo che ha visto numerose strutture ricettive di Castellabate, Agropoli e Capaccio e del Golfo di Policastro interagire in maniera diretta con 20 tour operator russi, visibilmente entusiasti. Quello che noi abbiamo pensato di proporre a questo nuovo mercato, un mercato che ancora poco conosce poco le nostre zone, è proporre fare una proposta wellness, quindi una proposta di benessere. Gli operatori questa mattina hanno visitato il nostro centro benessere e lo hanno fatto perché pensiamo sia importante che oltre alla conoscenza dell'hotel che possono avere, quindi dalla proposta che gli possiamo fare noi, devono vivere le esperienze del territorio, quindi l'hanno fatto tramite la nostra spa, lo hanno fatto tramite la degustazione organizzata da Cilentomania, perché una volta tornati in Russia devono comunque portare con loro un ricordo, un'emozione, e quindi abbiamo pensato appunto di offrire una proposta del genere, una proposta di benessere che sia a 360 gradi, quindi non solo la Talasso Spa, ma comunque un benessere che possa essere sensoriale, possa essere un benessere del cibo, un benessere ambientale, quindi con anche proposte a livello di trekking, a livello di escursioni e non solo. E quindi ciò che abbiamo voluto portare noi è appunto un pacchetto completo a 360 gradi. Il consorzio senz'altro si impegna ed è presente perché è il nostro intento riunirci gli albergatori, quindi creare una forza comune per rafforzare quelli che sono i servizi sul territorio. Grandi strutture ci sono già, sono splendide, quello che manca è l'hinterland, quindi di servizi. Puntiamo su questi e per questo siamo qua a farci conoscere. Beh, il Torroliva ha una storia di 30 anni che è sul territorio, meno male lavora nei periodi estivi con grande, diciamo, impegno. Ci impegniamo altrettanto a far conoscere la struttura e implementare attraverso questa fiera per far conoscere tutto il territorio e allungare il periodo estivo con turisti stranieri e quant'altro, perché sappiamo che il turismo nazionale permette una fascia di mesi giusti estivi. Prego, la struttura ha 160 camere direttamente sul mare, e dotate di tutti i servizi, diverse attività come tennis, calcetto e quant'altro. Marcanetto è un albergo 4 stelle situato a Scario. Scario, come sai, è una piccola località, quindi una chicca del Cilento, quindi diciamo che per la sua configurazione geografica si presta molto a una vacanza relax, quindi non solo mare, di attività naturalistiche e quant'altro. Noi chiaramente offriamo servizi di pensione, mezza pensione o camera e colazione, facciamo sia per individuali che per gruppi, puntiamo molto a destagionalizzare. Quindi il nostro obiettivo è quello di poter dare la possibilità a questi tour operator di venire a conoscerci magari con dei piccoli gruppi anche già a partire da aprile, quella che sarà la prossima apertura per il 2016. Struttura che rappresenta una struttura nuovissima. Abbiamo iniziato da 2 anni, completamente rinnovata, e è la più bella, spero, della zona del Golfo di Policastro e anche la più nuova. Con tutti i comfort, quindi ultra moderna e direttamente sul mare, quindi è a 18 metri dal mare, allora è proprio nell'acqua.